naso tutto brutto, senza, cioè senza trucco, un po' di mascara. Tutti, amore. Buongiorno. Stamattina stiamo andando al Napoli Centro perché... Sì. Sta chiuso, amore, questo è il bar. Non ho fatto colazione. Comunque andiamo al Napoli Centro perché ho trovato un... negozio che vende tutti i cibi multietnici e quindi voglio vedere se riesco a trovare qualcosa per stasera da fare di carino. Ma niente, bello, abbiamo la cucina più buona, no? Spaghetti per il vongolo, cioè tutto. No, diciamo mangiare per esempio quelle salsine strane che poi ti devono fare andare nel bagno. Cioè io non lo so perché. Per i problemi di incontinenza. No, vabbè, vabbè. Secondo quando avresti su mangiare strano. Amore, ma trovo un bagno aperto, dobbiamo fare colazione. Ma certo, quando in ferro, perché già abbiamo colazione. Dobbiamo prenderci la di festa che noi, io voglio cornetto, succo di frutta e caffè. Alla fine sono andata e adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Ho trovato, finalmente. Allora, ho preso l'olio di cocco. Questo qua, ragazzi, è quello che si trova anche su Spice of India. Alla fine che la spedizione costa 23 dollari, no, 23 sterline, una cosa del genere. Quindi trovarlo qui è stata una cosa super felicissima io. Ho preso questo, poi ho preso un avocado, anche se è abbastanza morbido, però avevo paura di non trovarlo al supermercato. Ho preso i semi di sesamo, questi qui bianchi. Ho preso, vabbè, l'alga nori, questa qua. Io già ce n'ho una a casa, però ho detto, vabbè, provo anche questa. Poi ho preso i semi di sesamo neri. Oh, ho preso il... Oddio. Ho preso il riso per il sushi. Ho preso la stoietta di bambù che non trovavo da nessuna parte. Cioè, su eBay la vendono però, ragazze. Però solo il fatto di... Cioè, di comprare la stoietta, solo la stoietta con le spedizioni, tipo, veniva abbastanza, no? E poi ho preso lo zenzero in salamoia. Alla fine... Non ho trovato, ho preso anche l'aceto di riso. Alla fine non ho trovato il wasabi, però non fa niente. E ora Celeste si è comprata la barca. Ora dopo la possiamo vedere, la tua barca, il tuo yacht. Ecco, scendiamo. Luisa. Ora, il tuo yacht, presenta. Ah, diciamo qui c'è la nostra barchetta. Eccola! Il mio amore è anche mezzo pescatore. La barchetta è con una catena molto robusta, come possiamo vedere. Amore, ma questo poi viene fatto male? È un po'. Un po'? Vabbè, secondo me è tutta una questione di abitudine. Ah, ma è diventato tu, ma... Quello che è tuo è... Ah, come si sta bene qua con tutto il mare dietro. Dai, è un po' agitato stamattina, anche perché non fa proprio caldo. Cioè, fa caldo, però non è che il sole porta da impazzire. Qua si sta proprio bene, bello fresco, il vento. Tranquillo, qua non ci sta nessuno. Stai facendo? Stai cercando il tappo? Amore... Sono contenta che ho trovato tutte quelle cosette, anche perché io sapevo che c'era a Napoli quelli che vendono gli alimentari etici, però non ci avevo mai fatto caso, cioè quello sta proprio a Piazza Garibaldi, come ho fatto a non farci caso, non lo so. Ma questa barca la devo dare una pulita, secondo me io, perché se tu... Che dici? La prossima volta portiamo qualcosa e la lavo. La lavo io, perché gli uomini non sapevano lavare, come la potrà mai lavare? Amore, dobbiamo fare una bella pulita a terra anche. Sono una persona pulita. Come ho. Adesso sono ritornata a casa, mi spoglio perché inizio a sentire caldo. Alla fine questo negozio non aveva soltanto tipo cibi, per dirvi, giapponesi, cinesi, così, cioè, aveva una vasta gamma di tutto, sia asiatici che cibi polacchi, quindi dell'est,
americani, messicani, c'era il burro di arachidi, poi un sacco di succhi di frutta, di frutte che non oso nominare. C'avevo un sacco di queste cose. Mi è dispiaciuto non poter passare tanto tempo a vederlo, perché in pratica c'era una macchina che stava messa in una maniera... Vado a trovare il parcheggio, no? Perché è una cosa incredibile, appena fuori la stazione, no? Un pochino complicato. E quindi ci siamo messi un attimino male, ho preso quello che mi serviva e siamo andati via. Però ho visto un sacco di cose sfiziose, quindi la prossima volta secondo me faccio prima che vado col treno, 5 minuti arrivo e poi me ne torno un'altra volta col treno, almeno non ho il problema della macchina. Allora ragazze, io vorrei sapere da voi come battete voi il pesce. Allora, io che cosa faccio insieme a mia sorella? A noi piace il Philadelphia roll, il California roll, no? Quello lì fatto con il surimi, la polpa di granchio in pratica, e poi la Philadelphia, l'avocado, i semi di sesamo fuori, e poi ci mettiamo sopra un pochino di salmone crudo, cioè tipo per ricoprirlo sopra, no? Però... Perché? Che cosa facciamo? Andiamo a prendere il sashimi già abbattuto dal giapponese, che tipo vende 4 fettine, 5 euro. Però il fatto è che siamo sicure che sia già abbattuto, no? a basse temperature. Il fatto è che se dovessimo abbatterlo noi, non saprei come fare, nel senso che il mio frigo, il mio freezer arriva a meno 23 gradi, quindi dovrebbe stare, da come ho letto, tipo un giorno oppure anche 2 giorni. Però io non sono sicura, cioè ora vorrei chiederlo a chi lo fa molto spesso se appunto è sicuro di questa cosa, anche perché in giro non riesco a trovare tante recensioni, o perlomeno non è che mi fido tanto, no, di recensioni lette così. Tipo, Celeste va a pescare, non prende salmoni, però prende un sacco di pesce fresco, anche la spigola, l'orata, no? Anche di quello io non sono sicura, cioè lo tira dal mare, per dirvi, è freschissimo e manco lo mangio crudo, perché non lo so, a parte i parassiti, no? Ma anche i batteri che contiene il pesce crudo, quindi a priori non mi fido per niente. Quindi fatemi sapere voi come lo abbattete nel freezer di casa, quanto tempo ci vuole, se in questo modo magari è sicuro, perché comunque se volessi fare dei roll ripieni di salmone, no? Cioè, ci vorrebbe una fortuna, no? Prendere il sashimi già abbattuto dal giapponese. Quindi non lo so, fatemi sapere voi, anche perché comunque non è una cosa che mangiamo sempre, cioè è capitata che questo mese l'abbiamo mangiata una, ma nemmeno 2 volte, quindi non è un abuso sempre di pesce crudo, però il fatto è che o ne mangi 100 volte o lo mangi 2 volte, cioè può essere anche che quelle 2 volte ti capita di beccare il parassita di turno bastardo. Quindi fatemi sapere voi come fate per essere tranquille, se no io continuo a fare sempre quello che facciamo adesso, appunto il California Roll, il Philadelphia Roll, che è quello che a me piace di più, e poi alla fine metterci soltanto sopra un pochino di salmone. Volevo ringraziarvi a tutte perché il video precedente vi avevo chiesto, avevo canticchiato a modo mio la canzone che poi voi mi avete dato il titolo, che è Wake Me Up, ed è bellissima, grazie, finalmente l'ho trovata. E poi volevo salutare una ragazza che si chiama Martina, che mi aveva chiesto appunto se in questo video potevo salutarla, quindi grazie tesoro, ciao. Tante volte io non mi dimentico, cioè mi scordo, figurate, faccio i video e mi dimentico di dire, di mostrarvi i prodotti, per questo a volte mi dimentico di salutare tante di voi. E nulla, adesso oggi pomeriggio mi metto un po' a cuocere il riso, penso che Celeste non mangerà con me perché lui schifa altamente sta roba, una volta mi ha portato al giapponese, ha speso un sacco di soldi e non gli è piaciuto niente, la faccia stava sbiancata, stava male, stava proprio male. Come potete vedere sulla tavola mi sono preparata tutto, la Philadelphia, il surimi, dopo dal frigo prendo il salmone, l'avocado, questo qui che ho tagliato a metà, qui c'ho il riso, queste qui sono un pochino imbevute per non farlo attaccare, qui mi sono preparata i semi di sesamo sia bianchi che neri, l'acqua che ho messo un pochino di aceto di riso all'interno, la stoietta che l'ho rivestita con la pellicola e le alghe.
Tipo, io non so proprio vloggare, no? Alla fine ho fatto il sushi, ma mi sono dimenticata di farvelo vedere, però le foto. Quindi adesso mi metto le foto, vi faccio vedere quelli che ho fatto. Mi sono piaciuti tantissimo quelli lì fritti, no? Gli hot roll, era la prima volta che li facevo in casa ed erano buonissimi, mi sono piaciuti a tutti. Quindi vi faccio vedere le foto. E allora ragazzi, questo era tutto, vi mando un bacione, ciao!